Borbo cosa? Borborigmi. Sono quei caratteristici e, diciamo la verità, anche piuttosto imbarazzanti rumori prodotti dal movimento di quanto contenuto in stomaco e intestino. Movimento che poi non è nient'altro che la conseguenza di contrazioni muscolari involontarie, ovvero al di fuori della nostra capacità di controllo e di volontà. Si tratta in genere di brontolii, gorgoglii, che possono essere facilmente apprezzati dal medico quando appoggia lo stetoscopio sulla pancia, ma che in alcuni casi possono essere sufficientemente forti e rumorosi da essere percepiti anche dal soggetto stesso e talvolta, a proposito di imbarazzo, da chi gli sta accanto. A causare l'insorgenza del rumore possono essere tanto i gas quanto i fluidi presenti in stomaco e intestino. È peraltro interessante notare che il termine utilizzato, borborigmi, deriva dal greco e rappresenta il chiaro tentativo di generare un'onomatopea, ovvero una parola che, quando pronunciata, ricordi un po' lo stesso suono che descrive. Borborigmi. Dicevamo, l'origine fisiologica dei borborigmi riguarda l'attività muscolare di stomaco e intestino tenue, organi cavi in cui il cibo e i liquidi contenuti vengono sospinti in avanti in modo attivo, attraverso la muscolatura di cui sono dotati, e questa è peraltro la ragione per cui tecnicamente è possibile mangiare e digerire in posizione distesa, ma paradossalmente anche a testa in giù. Così come nello spazio, dove non c'è gravità. Quando le pareti gastrointestinali vengono attivate muscolarmente, comprimono il contenuto generando così i tipici rumori. Questi movimenti prendono il nome di peristalsi intestinale, fenomeno che può essere descritto e immaginato come un anello di contrazione che si sposti gradualmente e in modo ordinato, controllato, dai tratti superiori fino all'ano. Può essere immaginato come un'onda, la cosiddetta onda peristaltica, che segue un percorso predeterminato, ovvero l'intero tratto gastrointestinale, indotta dal sistema nervoso autonomo e slegata quindi da qualsiasi controllo di tipo volontario. Più nello specifico, si tratta di onde successive, di breve durata, che però singolarmente interessano segmenti limitati dell'intestino, esaurendosi dopo poco per poi riprendere quasi istantaneamente. Il tutto però in modo estremamente coordinato ed efficace con un triplice obiettivo: consentire alle sostanze di procedere solo in una determinata direzione, in avanti, dalla bocca verso l'ano, favorire il rimescolamento di cibo, liquidi e succhi digestivi e promuovere il continuo contatto del cibo digerito con le pareti intestinali responsabili dell'assorbimento delle sostanze. Nel complesso si tratta quindi di un fenomeno del tutto normale, fisiologico, che non deve preoccuparti, ma è anche vero che alcuni individui sono, o quantomeno sembrano, soggettivamente predisposti a generare borborigmi intestinali continui, rumorosi. E tra i fattori in grado di favorire la formazione di borborigmi spicca per importanza areofagia e in generale la presenza di gas a livello intestinale. L'areofagia è quel fenomeno per cui, soprattutto mangiando, si deglutisce più aria del normale insieme al cibo. Lo sviluppo di gas intestinale è invece favorito da condizioni quali fermentazione del cibo in presenza di flora batterica non ideale, ma anche intolleranza al lattosio, abuso di dolcificanti e tanto altro. Ci sono infine patologie anche più serie che possono essere accompagnate dalla produzione più o meno continua di rumori intestinali, in modo magari particolarmente evidente, ma si tratta in genere di situazioni in cui questo disturbo è solo uno dei tanti facenti parte di quello che si chiama nel complesso corteo sintomatologico, l'insieme di segni e sintomi. Sicuramente in questi pazienti non è nemmeno il sintomo più fastidioso. Puoi pensare ad esempio alla sindrome dell'intestino irritabile, alla gastroenterite, sia in forma di influenza intestinale che di intossicazione alimentare, in cui i movimenti intestinali sono senza dubbio diretti alla necessità di eliminare rapidamente, più rapidamente possibile, virus e batteri attraverso la diarrea. E poi la celiachia, una grave e pericolosa intolleranza al glutine, una proteina contenuta in grano ed altri cereali, ma anche la diverticolite, una severa infiammazione dei diverticoli, che altro non sono se non piccole sacche che si formano nelle pareti dell'intestino. E poi il morbo di Crohn, una seria infiammazione intestinale, nonché in caso di occlusione intestinale,
in cui i movimenti sempre più violenti rappresentano l'evidente tentativo del corpo di sbloccare una situazione che sta precipitando e che anzi nei casi più gravi sfocia nel cosiddetto vomito fecaloide, risultato di un'inversione della direzione delle onde peristaltiche resa necessaria dagli eventi, una sorta di estrema ratio. Essendo sotto controllo del sistema nervoso, non dovrebbe infine stupirti di come l'innesco di rumorosi movimenti intestinali, che possono poi in alcuni casi sfociare anche nella necessità di evacuare, possa essere dettato dall'ansia, dallo stress, paura, emozioni in genere, situazione che in alcuni pazienti è peraltro legata a doppio filo al colon irritabile. Ma patologia a parte, c'è una situazione che è quella forse più comune in assoluto, quella che la maggior parte di noi associa spontaneamente ai borboritmi, la fame. Quando lo stomaco, cioè, brontola. Questa associazione nasce dal fatto che i rumori vengono percepiti più facilmente, più rumorosamente quando il tratto intestinale è privo di contenuto e può così fare da cassa di risonanza, a differenza di quando il cibo, al contrario, contribuisce in qualche modo ad attutire il rumore prodotto. Sebbene velocità e forza della peristalsi aumentino senza dubbio in presenza di cibo, al fine di favorire la digestione come abbiamo appena descritto, l'attività intestinale aumenta anche quando si verifica un'assenza di contenuto protratta nel tempo per circa un paio d'ore. In quest'ultimo caso, i recettori presenti sulle pareti dello stomaco avvertono non più la presenza, ma l'assenza di cibo, innescando così movimenti peristaltici che sono la causa dei tipici brontoli e defame, utili tra l'altro a favorire anche il movimento dei residui di muco gastrico, eventualmente cibo o residuo, batteri e sostanze di rifiuto, insomma così da prevenire accumuli che potrebbero in qualche caso diventare un pochino problematici. Questi primi rumoretti però, vada bene, possono continuare per 10-20 minuti alla volta e ripetersi ogni 1-2 ore fino al pasto successivo, ma sono da distinguere chiaramente dai veri morsi della fame, che si verificano in genere da 12-24 ore di distanza dell'ultimo pasto, continuando poi per alcuni giorni prima di placarsi gradualmente. Descritto da chi l'ha provata, si tratta quindi rispettivamente di un sano appetito e di una decisamente più sgradevole sensazione di vera fame. Insomma, la sola percezione di borboritmi non è quindi in genere suggestiva di disturbi gravi, assolutamente, mentre è raccomandabile rivolgersi al medico in caso di sintomi severi che accompagnino i borboritmi. Penso ad esempio a nausea e vomito, incapacità di espellere gas e feci, cambiamento persistente nell'abitudine intestinale, sia in termini di diarrea che di stitichezza, le cosiddette alterazioni dell'alveo. A volte poi mi viene chiesto se questi rumori potrebbero non essere invece suggestivi della presenza di un tumore a stomaco o intestino. Ma insomma, come avrai capito, sono talmente tante le possibili spiegazioni, senza dimenticare che nella maggior parte dei casi si tratta di un fenomeno del tutto normale e non patologico, che questo sintomo da solo direi che in nessun caso induce a sospettare di qualcosa di così grave. Ma chiaramente, se avessi comunque dei dubbi o delle altre ragioni che ti inducessero a pensarlo, beh, nessuno meglio del tuo medico potrà valutare la tua situazione personale. Ed arriviamo infine a parlare di quello che, immagino perlomeno, ti interessi di più. Come eliminare i borboritmi? Seppure consapevole del fatto che questi rumori potrebbero essere fonte di imbarazzo sociale, in realtà spesso non c'è modo di prevenirli, perlomeno non del tutto. Perché, come ampiamente già spiegato, la peristalsi intestinale è un meccanismo naturale. Anzi, di più, è necessario alla digestione e alla regolazione del funzionamento gastrointestinale. Quello che puoi fare, comunque, tuttavia, qualcosa per migliorare digestione e il funzionamento del tratto digerente, almeno quando ci sia un certo margine per farlo. Ad esempio, ti consiglio di bere regolarmente, lo sai, te lo ricordo spesso, acqua durante tutto il giorno, ma sempre in quantità ridotte, dosi limitate ma molto frequenti. Quando mangi poi prenditi il tempo necessario per masticare lentamente, a lungo, senza parlare o fare altro. Limita, o meglio ancora elimina, fonti di dolcificanti ed attenzione anche a caffeina ed alcolici. Non eliminare invece gli alimenti che hanno l'antipatica anomia di essere responsabili del gonfiore intestinale, ne abbiamo già parlato. Semplicemente seleziona con pazienza, calma e perseveranza una flora batterica sana, in grado di digerirli, aumentando gradualmente quantità di frutta, verdura, legumi e cereali integrali e diminuendo al contempo il consumo di alimenti animali e carne in particolare,
che tendono invece a privilegiare lo sviluppo di una flora di tipo putrefattivo. Utile in questo senso anche il regolare consumo di alimenti fermentati. E poi pratica regolarmente attività fisica che promuove un'efficace e regolare peristalsi intestinale, soprattutto dopo i pasti. Imparare a gestire ed affrontare correttamente le inevitabili fonti di stress è essenziale. E allora grazie, grazie, grazie di cuore per la tua attenzione e sì, mi riferisco anche alla tua pazienza nel sopportare le mie asinate a testa in giù, idee che mi vengono così ogni tanto. Nel mio piccolo rimango a tua disposizione nei commenti, scusa per il gallo che sta cantando, e dicevo, rimango a tua disposizione per commenti, domande, dubbi e soprattutto critiche, qua sotto. E per il resto che dire? Ti aspetto al prossimo video, ok? Ciao e grazie mille.